Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera presentiamo due libri del professor Parsi e avrete la possibilità, chi fosse interessato, anche di acquistarlo alla fine. C'è un posto messo a disposizione dalla libreria De Franceschi. Il primo, Titanic, naufragio, cambio di rotta per l'ordine liberale, e il secondo, Il posto della guerra e il costo della libertà. E a più di 70 anni di relativa pace in Europa, quella che era stata definita come nel libro Il posto della guerra, pensiamo solo alle ultime due guerre mondiali, questo fragile equilibrio viene rotto il 24 febbraio del 2022 con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin. Ma come sia potuto accadere questo e perché, e cosa sia avvenuto in questi anni nel mondo e all'interno delle democrazie occidentali, l'autore lo argomenta molto bene in questo suo saggio. Il professor Parsi in questo libro sostiene un suo preciso punto di vista, magari non da tutti condiviso, ma che ha comunque il pregio di essere chiaro, preciso e che non lascia dubbi da che parte stare. Quindi grazie al professore per la sua presenza e la cortesia e la sua disponibilità. Emanuele Parsi, professore ordinario di relazioni internazionali all'Università Cattolica Sacro Cuore, direttore di ASERI, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, e dialogherà con Marco Scorzato, vice capo redattore del Giornale di Vicenza. Dobbiamo innanzitutto ringraziare il nostro partner importante che ci sostiene, la ditta Zordan, una delle prime aziende B Corporate in Italia, assieme poi anche al Comune di Valdagno che ci mette a disposizione questa sala. Io chiederei eventualmente al sindaco se vuole portare un saluto e poi sentiremo gli incontri di questa sera con la solita formula, sapete, e dialogheranno fino a meno un quarto, circa i 10, poi ci sarà la possibilità per chi volesse di fare domande da parte del pubblico, in modo da chiudere attorno ai 10-20 massimo. Grazie, prego sindaco. Beh, grazie anche da parte mia, un benvenuto a tutti quanti e grazie per la vostra presenza, grazie a Guangxi e a Zordan per averci offerto, per così dire, la serata, soprattutto grazie a Marco Scorzato e al professor Parsi per la loro presenza qui stasera. Come ha detto Elisea, è un tema molto importante, soprattutto attuale, non eravamo abituati, perlomeno le persone della mia generazione in giù, ad avere un conflitto, diciamo così, vicino a noi, quindi a considerare l'evento guerra come una cosa che ci sta alle porte di casa. Ma non è soltanto, come dice il professore nel suo libro, una questione geografica, è una questione che questo conflitto è avvenuto in un'Europa che da 80 anni ormai era diventato il posto della pace, in cui gli stati avevano lavorato con grande sacrificio per avere un periodo lungo, appunto, di pace. E quindi qui si aprono tutta una serie di interrogativi che si affacciano ai nostri pensieri, sia come istituzioni che come semplici cittadini. Quindi qual è il ruolo della diplomazia, qual è il ruolo della politica nei conflitti, fino a che punto è lecito rispondere alla guerra, armare gli stati, non armare, gli interrogativi che sono un po' sulla bocca di tutti in questi giorni e a cui credo stasera proveremo a dare un po' più di luce, un po' più di chiarezza. Io credo che, come dice il professore nella sua prefazione, non ci sia possibilità di pace se non si difende la democrazia e la libertà, ed è quello che in Europa è stato fatto negli ultimi decenni. E sono valori su cui abbiamo costruito appunto questo lungo periodo di pace, valori che però non devono essere dati per scontati e su cui ognuno di noi,
non importa qual è il ruolo che ha, la condizione che ha o dove vive o dove abita, oltre che a crederci deve anche dare il suo contributo. Ecco, io mi taccio perché ovviamente vogliamo sentire parlare loro e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti. Allora, due libri in uno, una serata particolare. Da dove partire? Allora, questi sono due libri che sostanzialmente sono collegati tra loro, quindi è possibile ripercorrere questi collegamenti in un senso e in un altro, quindi è anche un po' arbitrario partire da un lato o dall'altro. Parleremo di relazioni internazionali, di rapporti tra stati, tra imprese multinazionali, però fondamentalmente questi libri e questa serata sarà l'occasione per parlare di noi, no? Di noi occidentali. Uno dei tratti più interessanti di queste produzioni del professor Parsi è il fatto che indugia giustamente, a mio modo di vedere, su quello che siamo noi, quello che eravamo noi, quello che siamo diventati noi, le occasioni che abbiamo perso, le rotte che abbiamo perso. Non a caso uno dei libri si intitola Titanic, naufragio o cambio di rotta per l'ordine liberale. È un titolo forte che dà subito l'idea di che cosa, del fatto che comunque noi abbiamo in mano il timone, una fetta importante del timone della stabilità internazionale, che poi alla fine ricade però nelle nostre vite direttamente. Non vogliamo alti, però alla fine parliamo delle nostre vite direttamente, ed è quello che, ed è questo filo che bisogna tenere sempre unito. Allora, io invece che partire da Titanic partirei dall'altro libro, Il posto della guerra e il costo della libertà. È un titolo abbastanza didascalico, e nell'essere didascalico è totalmente efficace, perché ci dice, ci mette a fuoco questi due concetti che ritengo fondamentali. L'ha detto il sindaco poco fa, anche Eliseo, questa guerra a pochissimi chilometri da qui ha rimesso in discussione il nostro modo di pensare, le nostre vite. È una svolta storica, perché dopo questa guerra nulla sarà più come prima. Lo dice in maniera molto chiara il professore, e penso che adesso andremo a parlarne. L'altra cosa che mi preme sottolineare in premessa è che il professore si ferma a parlare di valori e li contrappone, o comunque li mette in relazione con gli interessi. Allora, siamo spesso abituati a ragionare in termini di interessi, interessi privati, personali, aziendali, politici o anche privati in generale. E abbiamo un po' dimenticato quanto importanti sono i valori e quanto i valori possono muovere e orientare le nostre azioni. E quindi poi vorrei dirvi questo: io, l'avete già capito, probabilmente ho trovato pochi libri in cui mi sono sentito così rappresentato come questi, e quindi è un po' imbarazzante fare colui che deve fare le domande, recitare questo ruolo. Farò l'avvocato del diavolo in qualche occasione per cercare appunto di far emergere le argomentazioni del professore. Entriamo subito nelle parole utilizzate nel titolo di questo libro, e appunto per entrare così nel merito delle questioni. Il posto della guerra. Lo spieghiamo che cos'è il posto della guerra? Sì, buonasera intanto, e grazie di essere qua, e grazie dell'invito, grazie al sindaco per la sala, grazie a lei per essere qui, grazie allo sponsor e Guangxi per aver organizzato tutto questo. Quindi sono molto contento, mi scuso se ho un po' di raffreddore, ancora bronchite, non so cosa diavolo c'ho, e quindi spero che si capisca lo stesso quello che vi dirò. Il posto della guerra perché? È perché appunto l'Europa, come diceva giustamente lei,
dopo quasi 78 anni, 77 anni di pace, intesa proprio come pace tra stati, assenza di guerra interstatale, che era quello che aveva caratterizzato l'esperienza europea come quella di nessun altro continente al mondo, è tornata nuovamente qua ed è tornata in una maniera inaspettata per il nostro coinvolgimento. Dico questo perché prima lei citava appunto una guerra a pochi chilometri da qua, e ascoltandola pensavo che in fondo c'è stata una guerra, anche se diversa, una guerra civile che ha fatto uno spin-off in tante guerre tra piccole repubbliche, ma che era molto più vicina, che era la guerra dell'ex Jugoslavia, e che sicuramente ha, adesso molti di voi sono troppo giovani, ma quelli che hanno la mia età se la ricordano parecchio bene, cioè una guerra che ci colpì. Eppure rispetto a questa, non dico in termini di empatia dell'opinione pubblica, perché questo è un argomento che su cui non so molto in realtà, non ho che le informazioni che avete anche voi, però la mia sensazione guardando quello che succede è che quella guerra così vicina ci dava comunque la sensazione di vedere qualcosa che non ci riguardasse, cioè nel senso sì, ci riguardasse per la sofferenza umana delle persone, ma non ci riguardasse come possibile conseguenza politica. Cioè la Jugoslavia poteva anche sprofondare in un ex Jugoslavia, in un lago di sangue infinito, che si sarebbe fermato a Nova Gorica quel lago di sangue. Questa era una sensazione, non penso di sbagliare, cioè non penso che fosse una mia sensazione particolare, mentre questa guerra che avviene un pochino più in là, immediatamente per le caratteristiche che ha assunto, è una cosa che ci riguarda molto di più, cioè capiamo che ci coinvolge nelle conseguenze politiche. Poi noi possiamo, poi magari può esserci per paradosso, ecco la questione dell'opinione pubblica, potrebbe esserci per paradosso, almeno leggendo i sondaggi, no? Un effetto di quasi rimozione, no? Perché c'è la consapevolezza che è una guerra che può coinvolgerti nelle conseguenze politiche, non coinvolgerti emotivamente, appunto, può far saltare il sistema in cui è collocata l'Unione, è collocata la Repubblica e via discorrendo, e quindi sono collocate le nostre vite, e questo magari può provocare un effetto che sia quello di purché la finiscano. Io penso che sia questa un po' la mia personale chiave di lettura, per cercare di dare una spiegazione al perché c'è così tanta paura da un lato e così poco coinvolgimento nelle sorti del popolo ucraino alla fine della fiera, perché l'importante è che la finiscano. Poi se l'Ucraina perderà, oltre ad aver perso già molte decine di migliaia di vite umane, anche pezzi ulteriori di territorio, chi se ne frega. Ecco, questo non era un atteggiamento che vivevamo ai tempi della guerra civile jugoslava, non era assolutamente questo, e probabilmente il maggior impegno, la maggior partecipazione, anche il maggiore inseguimento di un'idea di giustizia, cioè che quella guerra dovesse finire con una pace giusta e non con una pace qualunque, come gli accordi di Dayton furono, spiega quanto fossimo meno portati a rimuoverla. Non la rimuovevamo perché ci faceva meno paura, questa ci fa molto paura, e quindi tendiamo a dire ok, basta che la smettono perché potrebbe essere troppo pericoloso. Adesso mi è venuto in mente stasera ascoltando la sua domanda. Qui c'è in gioco però una potenza nucleare, è la prima volta che una potenza nucleare invade in Europa uno Stato sovrano, e lo fa appunto con questa guerra deliberata. Lei appunto occupa parte del ragionamento dei suoi volumi anche a spiegare, a smontare alcune letture, alcune interpretazioni sull'origine di questa guerra e sulle presunte cause e colpe che ha l'Occidente. L'Occidente ha qualche responsabilità nel fatto che si sia scatenata questa guerra, come sostiene un certo tipo di propaganda filorussa, ma anche un certo tipo di pacifismo che si incontra anche in Italia, oppure no? Sì, adesso rispondo, ma intanto volevo, perché non riesco a smettere di pensare, è proprio quello, ecco, questa cosa della rimozione della guerra è perché è la paura che ci possa coinvolgere, no? Quindi le due cose collegate,
solo il modo in cui, secondo me, l'opinione pubblica, quando dico opinione pubblica intendo dire noi, io sono opinione pubblica rispetto ai vaccini, perché non so niente, sono opinione pubblica rispetto all'algebra, cioè nel senso, non sono cose di cui mi occupo in maniera specialistica, quindi non c'è niente di male nel parlare di opinione pubblica, tutti siamo opinione pubblica rispetto a un tema, ma penso che sia il modo in cui l'opinione pubblica, che non è specialista chiaramente, recepisce proprio quello che lei diceva, no? Questa è una guerra d'aggressione di uno Stato nei confronti di un altro Stato per modificarne i confini, annetterne una parte, cercare di cambiare violentemente la leadership come un paese confinante. E questa cosa, anche se magari le persone che marciano su e giù dicendo basta la guerra, stoppa la guerra, eccetera, non lo formalizzano, però lo capiscono, no? Perché dobbiamo sempre uscire dal cul-de-sac che pensiamo che le persone non capiscono. No, le persone a volte non sanno formalizzare le cose, cioè non riescono a, non colgono esattamente i nessi, ma cioè capiscono le cose, no? E in questo si insinua purtroppo la propaganda, perché è ovvio che l'Occidente complessivamente è non responsabile di qualche cosa nel mondo contemporaneo. In senso lato è impossibile sostenerlo, visto che l'Occidente negli ultimi 500 anni ha avuto una centralità nel mondo. Per cui in senso molto ampio è ovvio che chiunque possa sempre dire però l'Occidente ha delle colpe. Hai voglia, cioè. A Quintali sempre, in generale. Ma perché è così? Perché se eserciti la leadership, il potere, hai colpa normalmente, delle cose che non vanno, è normale che sia così. Però nello specifico, quando vengono, per esempio, una cosa che viene spesso detta, il fantomatico allargamento della NATO come causa dell'invasione, penso che sia uno dei classici esempi di mettere assieme delle cose che hanno una verosimiglianza, no? Sono accostabili, ma in cui non c'è nessun rapporto di causa-effetto. I rapporti di causa-effetto sono una cosa che va dimostrata, cioè non basta accostare degli eventi dicendo è successo questo e poi questo, anche due eventi in sequenza che accadono nello stesso posto, bisogna dimostrare che A ha causato B, non è che basta che si verifica B e quindi A è la causa di B, ma non è detto per nulla. Nella nostra vita una infinità di eventi si verificano in sequenza, molto ravvicinata, magari nella stessa unità di tempo, ma non sono la causa uno dell'altro. Può sbattere una porta e iniziare a piovere, non è detto, ma non c'è nessun nesso. Eppure uno potrebbe dire, vedi, la porta è sbattuta e è iniziata a piovere. And so what? Cioè, quindi cosa significa? Allora, perché dico questo? Perché c'è un punto, perché questo è un punto fondamentale. È un punto fondamentale per iniziare a fare chiarezza, distinguere alcune cose, non per avere poi tutti la stessa opinione, ci mancherebbe altro. La guerra è un fatto politico e quindi, essendo un fatto politico, è ovvio che sulla guerra si hanno opinioni politiche diverse. Ed è evidente che in una democrazia le opinioni politiche diverse hanno tutte statuto di poter essere espresse e discusse, ci mancherebbe altro. A proposito di nesso di causa, finisco solo questo, prego. So che tu dici che parlo troppo, ma dico questo proprio perché a me quello che interessa è semplicemente fare un po' di pulizia sugli accostamenti impropri, in modo che poi restano quelli propri e ognuno la vede come vuole poi a quel punto, ma almeno evitiamo di perdere tempo su ha sbattuto la porta e è iniziato a piovere. No, guarda, è iniziato a piovere per un altro motivo, poi può piacerci, non piacerci, un altro discorso questo. E il punto qual è sull'allargamento della NATO? Che la NATO è un'alleanza politico-militare che sicuramente ha un leader al suo centro, che sono gli Stati Uniti. E ovviamente è quello, perché le alleanze in genere si fanno, i piccoli fanno le alleanze con qualcuno che è forte e di cui possono fidarsi se scelgono di essere alleati. Nessuno si allea, l'idea che si mettono insieme 50 piccolini per contrastare un grande, quello c'è nelle favole. Nella realtà quelli piccoli cercano uno un po' grosso dicendo mi proteggi sostanzialmente. E linea di massima il vecchio adagio per cui più sei lontano meglio è, funziona, cioè nel senso che un vicino forte e confinante è sempre una cosa un po' pericolosa, un vicino forte e non confinante è una cosa migliore. Allora, non c'è dubbio che la NATO è questo, ci sono gli Stati Uniti, ci sono dei paesi che hanno scelto di aderire a un'alleanza perché ci sono gli Stati Uniti, se no non aderirebbero. Quindi il primo elemento è che cos'è la NATO,
cioè è la leva del bastone del comando degli Stati Uniti, o è quello che, avendo gli Stati Uniti al centro, fa sì che i paesi piccoli che temono qualcuno di più degli Stati Uniti scelgono come strumento di protezione il vecchio concetto del male minore? Qui non stiamo dicendo che gli Stati Uniti siano il modello, a me personalmente non piacciono particolarmente. Stiamo dicendo qual è il male minore. E per tutti i popoli che si sono liberati o sono stati liberati prima dal nazifascismo e poi dal comunismo, prima nel 45, poi nell'89, dall'89 in poi, tutti quei popoli, quando hanno potuto scegliere, hanno scelto di aderire alla NATO come garanzia politico-militare dei propri confini, non fidandosi dei russi, che significa non fidandosi di tante cose che significa la Russia, il sistema politico russo, l'incertissimo processo di uscita dal totalitarismo e entrata in cioè quella specie di tentativo di democratizzazione che pure ci fu sotto Yeltsin e che poi abortì immediatamente sotto Putin. Parliamo del 2000 ormai, del 2000, cioè 23 anni, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa di strano. E non si fidavano dei russi, inteso come la scarsa, diciamo così, esperienza del popolo russo con la democrazia. I russi sono stati governati da un impero zarista autocratico, poi da un comunismo tra i più duri al mondo e poi adesso da Putin. In mezzo hanno avuto qualche anno di un po' di confusione, che era più o meno una cosa che somigliava vagamente alla democrazia. Allora, i popoli vicini hanno scelto la NATO per proteggersi da questo e ci hanno visto bene, perché gli ucraini sono la dimostrazione, ahimè, che l'unica garanzia che ti impedisce di essere invaso dai russi per ora è di essere un paese membro della NATO. Lezione appresa dai finlandesi, lezione appresa dagli svedesi, tutta gente che non aveva minimamente in nota di entrare nella NATO né ora né mai, se non ci fosse stato il 24 febbraio del 22. E l'altra cosa che hanno fatto questi popoli è entrare nell'Unione Europea per mettere in sicurezza la transizione politico-economica e istituzionale, quindi per garantire il processo di democratizzazione e di apertura del mercato e di costruzione di una società aperta, cioè, con quella irreversibilità che possiamo dare come irreversibilità in senso umano politico, quindi non definitiva per sempre, ci mancherebbe altro, però più garantita che altro. Questo è successo ed è questo il motivo per cui la Russia si è ritrovata, paesi che prima dominava, che se ne stanno da un'altra parte e non ci pensano minimamente a stare su una posizione di neutralità nei confronti dei russi. Questa è la sequenza degli eventi. Cioè. Poi si può discutere se questi eventi sono stati utili, disutili, tutto quello che volete, ma il punto è che quelli hanno deciso di aderire e a quel punto l'alleanza o l'unione avrebbero dovuto avere solo una possibilità davanti: dire di sì o dire di no. Dicendo di no, non assumendosi la responsabilità, che ho dei temi dei miei libri sempre, insomma, la responsabilità. Non assumendosi la responsabilità di fare il possibile per evitare che dal Baltico al Mar Nero ci fosse una gigantesca Jugoslavia. Questo è il punto. Questa è la questione storicamente che si pone negli anni 90. Tutto il resto sono ragionamenti che si possono fare, ma i fatti, gli eventi sono questi, se no. C'è appunto qualche nesso di causalità tra Euromaidan e l'annessione della Crimea nel 2014 e un sostanziale inazione da parte dell'Occidente rispetto a questa mossa della Russia? E a differenza appunto dello scenario invece che si è verificato all'indomani dell'invasione del febbraio dell'anno scorso. Sì, c'è, perché vi ricordo che i fatti di Euromaidan nascono perché viene eletto un presidente filorusso, il primo presidente filorusso eletto in Ucraina, in elezioni che sono subito denunciate come particolarmente, diciamo così, ricche di brogli, ci sono contestazioni, non c'è nessuna certificazione, e questo presidente eletto la prima cosa che fa è rifiutarsi di firmare quel trattato di associazione dell'Ucraina all'Unione Europea, non alla NATO, che era stato che era solo da firmare, era stato già stabilito tutto, quindi
cosa devi fare, in cambio di che cosa, eccetera, eccetera, e contestualmente volare a Mosca per firmare il trattato d'adesione allo spazio economico eurasiatico di Putin. Questo scatena la protesta a Kiev, che è la parte sicuramente, come in tutti questi paesi, più sviluppata, più moderna, più occidentalizzata, diremmo noi, dell'Ucraina. La violenza della repressione del regime, che inizia a reprimere con molta durezza quelle che sono in quel momento semplicemente proteste di strada, cioè gente che marcia pacificamente per contestare una cosa che è successa. La durezza di questa repressione, a cui partecipano anche quelli che poi avremmo conosciuto essere i famosi mercenari della Wagner, che si uniscono alle forze di repressione che provengono dalla Russia, dalla Bielorussia, provoca una rivolta a quel punto. La rivolta ha successo, ci sono fatti chiaramente di sangue che non possono essere negati da una parte e dall'altra, ma ci sono fatti di sangue, è una rivolta, non è più, è una rivoluzione, non è più una protesta, e la fuga del presidente. A quel punto sostanzialmente inizia la secessione delle repubbliche ribelli del Lugansk e del Donbass, e l'annessione e l'invasione della Crimea da parte di omini verdi cosiddetti, no? C'è gente senza patchwork, però capite bene che chi può entrare in Crimea, visto che l'Ucraina e la Crimea confinano, quella parte lì confina solo con la Russia, e visto che in Ucraina, in Crimea, c'è una grande base navale russa, Sebastopoli, e i russi non si sentono minacciati, non intervengono, chi potrà mai essere a fare questo lavoro? Sono i russi, si sa bene. L'Unione Europea in particolare si tira indietro perché ha le idee confuse, perché non si prende la responsabilità sostanzialmente, e quindi spera che alla fine la cosa si chiuda lì, no? Come vi ricorderete, poi iniziano i famosi colloqui di Minsk che vengono spesso evocati a caso, secondo me sono colloqui che portano, come spesso capita, appunto il ruolo della diplomazia, no? Portano a un accordo che è talmente vago che ognuno può vedere in quell'accordo quello che vuole, sostanzialmente. Quindi le autorità di Kiev vedono in quell'accordo la possibilità di rientrare in controllo dei territori dell'est, le autorità russe vedono in quell'accordo la possibilità sostanzialmente di avere un'indipendenza de facto per i territori dell'est, e non pensano minimamente che la Crimea debba essere restituita. L'Unione Europea vede in questi accordi l'opportunità di continuare a campare il gas dai russi senza grandi rotture di scatole. Questa è la faccenda, così com'è. E quindi un accordo in questa maniera fa sì che è un accordo finto, in cui da lì in poi ognuno cerca di fare quello che pensa che l'accordo gli consenta. Ok? Al netto, diciamo così, della malafede, eh? Cioè proprio è semplice, un accordo in cui sembra che ognuno succede quello che succede, di lì quello che conosciamo. La cosa che mi ha colpito leggendo i libri è questa. 8 anni sembrano pochi a seconda dei punti di vista. Dal 2014 al 2022 il popolo ucraino ha cambiato pelle nella reazione immediata e consapevole a quello che gli è stato fatto dai russi. Non se l'aspettava Putin, e probabilmente non se l'aspettava neanche l'Occidente, ma a quel punto l'Occidente vedendo la reazione del popolo ucraino non aveva altra possibilità che assumersi la responsabilità che prima non si era assunto. Beh sì, ma c'è una punta di razzismo, per usare un eufemismo, e una punta di ignoranza, sempre per usare un eufemismo, nelle nostre popolazioni, nei confronti di tutto quello che è uscito dalla crollo dell'Unione Sovietica. Ci basti un fatto: noi chiamavamo i sovietici i russi. Anche qua, impreciso, no? Ma precisissimo, perché l'Unione Sovietica sarà anche stata l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ma in realtà era una nuova forma assunta dall'impero russo, che invece di essere zarista era comunista, invece aveva la bandiera bianca, blu e rossa, cioè rosso e blu, mi ricordo più, ma blu e rossa. Aveva la bandiera rossa, no? Però alla fine della fiera non c'era dubbio che l'Unione Sovietica fosse la Russia sovietica, con tutte quelle popolazioni che facevano parte dell'impero che i sovietici erano riusciti a tenere all'interno in forma di repubblica socialista. Questo ci ha portato però contemporaneamente a non considerare
che gli ucraini, i moldavi, che posso dire io, i bielorussi, gli abcazi, fossero tutte popolazioni, alcune delle quali si erano ritrovate appunto a essere indipendenti, perché la loro, perché principalmente vivevano in un territorio delle repubbliche che si sono dissolte, no? Che sono sciolte dopo il colpo di stato dei conservatori del 91, dell'agosto 91 contro Gorbaciov, per impedire che l'Unione Sovietica diventasse qualcosa di diverso, una confederazione liberale, diciamo così. Poi dopo magari non sarebbe successo, questo non si può discutere, non è successo perché è stato un colpo di stato. Ma noi abbiamo continuato a considerare gli ucraini come gli abitanti della terra di mezzo, per così dire. Gli ucraini sono quelli, quel paese in cui passano i tubi del gas, quelli che ogni tanto chiudono i tubi del gas perché discutono con i russi sul prezzo, vi ricordate? Quelli che adesso sì che facciamo Nord Stream 2 e aggiriamo l'Ucraina e finalmente non avremo più il problema degli ucraini che rubano il gas, perché poi questo era la percezione, no? Gli ucraini erano al massimo la terra delle badanti o delle ballerine, dipende, di tutte e due, o dei lavoratori dei campi o delle fabbriche, cioè, ma non un popolo. E su questo purtroppo ce lo dobbiamo dire, no? Gli italiani due cose non conoscono in genere, dovrei dire noi italiani, ma in questo caso no, perché io lo conosco perché faccio questo mestiere, cioè, non conoscono la storia e la geografia. È così, perché la geografia ve la smettono di insegnare in terza media, più o meno, ammesso che l'abbiano insegnata in quei 3 anni, e la storia poco dopo. E quindi gli italiani vivono in uno fantabosco in cui ci sono terre immaginarie, popoli, no? Con le storie fantastiche alle spalle. Ed è triste che proprio gli italiani, no? Noi siamo stati definiti, l'Italia è stata definita un'espressione geografica, da un simpatico austriaco nel 1815, poco lontano da qua, no? E quanto abbiamo faticato per poter essere presi sul serio da quelli intorno a noi, no? Addirittura, guarda un po' le circostanze storiche, gli italiani, ma non a parte, i sardo-piemontesi hanno dovuto andare a combattere in Crimea, pensa te, perché potesse essere riconosciuta che gli italiani potevano, erano un popolo, l'Italia era un paese, non... Guardate bene che culturalmente lo sapevano tutti, nessuno si è mai posto all'estero l'idea di sapere se Foscolo o Paganini fossero sudditi del Papa di Venezia, di Milano. Erano italiani, senza dubbio, come Dante, come Petrarca, cioè erano italiani, anche per quelli di fuori, la cultura esisteva. Però per il resto, la cosa che fa più tristezza a me è vedere che gli italiani che hanno fatto così fatica, ancora fanno fatica in parte, a riconoscere che gli ucraini sono un popolo, che l'ucraino non è un dialetto russo, l'ucraino sta al russo come lo spagnolo sta all'italiano, che le differenze religiose non sono divisioni necessariamente, la divisione tra ortodossi e cattolici, no, sono differenze, che persino le differenze linguistiche non designano il fatto che chi parla la lingua ami le istituzioni politiche di quel paese, magari amerà la cultura di quel paese perché è quella che gli dà la lingua, ma da nessuna parte sta scritto che se io parlo russo devo essere filo russo, come che se parlo ucraino devo essere per forza antirusso. Però il modo in cui le cose sono successe, cioè la brutalità dell'invasione, la violenza tremenda di questa invasione, i russi fanno in Ucraina quello che hanno fatto in Siria, una cosa senza sé, una barbarie assurda, anche per lo standard di una guerra, cioè proprio un frutto di prestapochismo, frustrazione, orgoglio ferito, tutto quello che volete voi, razzismo. E questo ha fatto sorgere, non ha fatto nascere un'Ucraina, ma ha trasformato l'Ucraina. Al di là di come questa guerra finirà, io spero che finisca bene per gli ucraini e per noi, ma al di là di come finirà, questa guerra ha forgiato una nuova Ucraina, un'Ucraina fatta di adesione alla patria ucraina, che non è più io sono ucraino perché parlo ucraino o perché sono cattolico ortodosso, greco cattolico, cosa diamine. No, io sono ucraino perché aderisco alla Repubblica Ucraina, che con tutti i suoi difetti, questa è un'altra cosa che ci tengo a dire perché è un luogo comune veramente irritante,
per chi come questi la democrazia se la sta guadagnando con sangue, sudore e lacrime davvero, mica chiacchiere, cioè. L'Ucraina è una democrazia con tutte le difficoltà della democrazia in stato di guerra, ma è un paese che ha percorso una strada dal 1991, quando è stato diventato indipendente, a oggi, di continuo, faticoso, progressivo passaggio verso la democrazia, nonostante gli avvelenamenti dei presidenti, i torbidi sospinti da Mosca, tutto quello che volete, avendo accanto i russi, capito? Non avendo accanto i francesi, i tedeschi. E Zelensky è uno dei presidenti, anzi è il presidente, che si era buttato alle spalle tutta la questione del io sono ucraino, io sono russo, per il semplice motivo che lui è mezzo sangue, come dicevano nei film dei cowboys nei miei tempi. La mamma è ucraina, il papà è russo, e lui parlava russo a casa sua, come capita in tanti posti. La cosa stupefacente, poi mi taccio perché lo so che parlo troppo, sempre tornando al parallelo con l'ex Jugoslavia, vedete, voi vi ricordate, quelli che sono più grandi, in Bosnia c'erano una quantità di matrimoni misti enorme. In Bosnia, fino a prima che scoppiasse la guerra civile, il fatto che uno fosse croato e quindi serbo, o quindi cattolico, serbo, quindi ortodosso, bosniaco e quindi musulmano, ma non gliene fregava niente a nessuno. Come è partita la guerra civile, è saltato tutto per aria. In Ucraina, 14 mesi di violentissima invasione in cui il nemico non ha fatto altro che cercare di inzigare, di usare questa cosa lì, vedete, gli ucraini cattivi massacrano i russi, lì il paese non si è spaccato, perché la linea di divisione tra russofoni e russofili, russofoni e ucranofoni, o tra ortodossi e cattolici, è ben all'interno delle linee, della linea del fronte. Cioè, non è sul fronte la linea di divisione. Cioè, per centinaia di chilometri nelle retrovie ucraine ci sono russofoni, ci sono ortodossi. Eppure noi non abbiamo nessuna evidenza, e se ci fosse, i russi ci avrebbero detto, i russi ci dicono le cose anche quando non ci sono, figurati se ce n'avevano uno straccio di prova. Non c'è nessun movimento partigiano anti-ucraino, mentre noi abbiamo evidenza di movimento partigiano antirusso nei territori dell'est. Cioè, voglio dire, anche lì, se solo fossimo delle persone, infatti non voglio polemizzare con gente che sostiene cose assurde, perché non mi accetto neanche, però penso che, vedete, l'onestà intellettuale ci deve portare a fare sì che quello che diciamo sia aderente al piano di realtà. L'adesione al piano di realtà non ci costringe ad avere poi un'opinione su come modificare la realtà. No, possiamo avere diverse, non è questo il problema. Cioè, noi possiamo avere opinioni diverse senza bisogno di alterare la verità. Se noi alteriamo la verità è perché quello che abbiamo in mente è debole. E questo è il punto. Quindi non è che, e questo è veramente su cui voglio richiamarvi, teniamo la realtà, e dopo, una volta descritta la realtà, vista, guardata, possiamo anche essere convintissimi che, a me a un certo punto io preferisco che la smettano perché sono troppo preoccupato, va bene, cioè io non sono d'accordo, ma non è che per questo non lo posso dire, e non ho bisogno di raccontare palle per poterlo dire. Non è così, non funziona così, è un mondo libero ancora per il momento, per cui che bisogno c'è mescolare le cose? Esatto, ha detto è un mondo libero, e il nostro è un mondo libero dove convivono verità e fake news, però qui in questa guerra, oltre a forgiare il popolo ucraino, sta evidenziando quello che prima forse ci sfuggiva, la maggioranza di noi sfuggiva, che è questa competizione globale tra sistemi politici differenti. Le democrazie liberali, aggiungiamo liberale perché vorrei che appunto spiegassimo bene il concetto se ci riusciamo, e i regimi autoritari. Ecco, quindi io mi permetto di osservare, ma proprio per rilanciare, che questa convivenza di verità e di fake news nella democrazia ha dei livelli, diciamo,
diciamo, non accettabili, ma forse anche accettabili perché ci sono gli anticorpi di una società democratica. In un regime autoritario invece il rischio è che la fake sia l'unica parola, l'unica voce che diventa propaganda, che diventa mistificazione e che porta a volte alle peggiori cose. Questo, comunque qui c'è l'emersione di questi due mondi che andranno a fronteggiarsi nei prossimi anni. Che scenari affronteremo? Beh, intanto dobbiamo pensare che sono su questo anche qua uno può... Cioè, noi dobbiamo guardare la realtà negli occhi, secondo me. Ripeto, poi potendo scegliere anche di trovare vie di fuga, se uno ritiene, amen. Ma la realtà è che siamo di fronte alla sfida tra tipi di regime di cui uno è basato sulla menzogna sistematica. I dispotismi sono basati sulla menzogna sistematica. Oggi è stato condannato a 8 anni, se non ricordo male, di reclusione un signore, un dissidente, come si diceva una volta, in cui ho incoreato aver chiamato guerra la guerra. 8 anni di campo di lavoro, 8 anni. E nella sua arringa finale, no, ha detto: spero che si possa tornare a chiamare nero nero e bianco il bianco un giorno in Russia, guerra la guerra. E leggendolo pensi a Orwell 1984. Cioè, è allucinante il regime di Putin, ma anche quello cinese in realtà, per come pretende che la menzogna sia la moneta corrente. Ora, la democrazia non funziona su questo. La democrazia ha bisogno di verità, il che non vuol dire che la verità sia l'unica moneta che circola, perché non siamo mica il regno dei santi o queste robe qua, e meno male anche se lo sai che noi. No, però voglio dire, cioè, no, però il funzionamento della democrazia prevede che nel motore ci sia la verità. Quando ci sono le bugie, la democrazia funziona male. Perché la verità è quello che gira? Perché appunto parliamo di liberal democrazie, quindi di democrazie politiche all'interno delle quali vige la regola della maggioranza temperata dal rispetto della minoranza, dalla garanzia dei diritti individuali, bla bla bla. E quindi c'è un'opposizione che vigila su quello che fa la maggioranza e che dice: ah, non è vero, ah, non è vero, ah, non è vero. C'è una magistratura che è indipendente, che vigila rispetto al potere esecutivo e al potere legislativo e che dice: guarda, questo non lo puoi fare perché la Costituzione non te lo consente. C'è una stampa, dei mezzi di informazione in cui sì, magari ci rappresenteranno diversi punti di vista, ma appunto competono tra di loro. Ecco, dicevo che per funzionare bene ci vorrebbe anche che noi fossimo un pochino più dediti allo studio, per così dire, ma non è colpa nostra. Questo lo mi sento di assolvere, diciamo, noi stessi. Siamo in una fase complicata perché da un lato c'è una trasformazione dei mezzi di informazione, di comunicazione, per cui viviamo, no, in quelle che viene spesso definita una bubble democracy, una democrazia della bolla, in cui ognuno può trovare la sua zona di conforto in una bolla in cui tutti la pensano come me. È vero che se bevo la candeggina mi passa l'AIDS, il Covid, sì, hai visto, guardo, chi la pensa come me? Siamo in 10 su 10, poi fuori ci sono i 199 che la pensano diversamente, ma chi se ne frega. E poi perché è difficile setacciare la fuffa dalle notizie vere a volte, no? Cioè devi sforzarti un po', non c'è più una fonte di informazione unica. Questo rende complicato. Ci ho detto, questi due sistemi non possono stare insieme. Cioè la verità è che, che è una cosa sempre che dobbiamo dircela, perché se no non capiamo cosa c'è in gioco. Cioè fino adesso noi abbiamo convissuto con sistemi che raccontavano balle a nastro, perché comunque il pallino del sistema internazionale era nostro. Cioè noi potevamo sopportare che ma i sauditi dicono quelle scemenze, va bene, sì. Può darci fastidio, beh. I russi dicono, beh, sì, sì, i cinesi, va bene. Sì. Tanto comunque il mondo gira sulle regole che abbiamo stabilito noi, che ci avvantaggiano anche per carità, ma che sono regole che sono a ricalco, a rispecchio delle nostre società domestiche. Perché le società democratiche sono quelle che hanno costruito le istituzioni internazionali, non sono cadute dal cielo. Le istituzioni internazionali, ONU compresa, le hanno costruite le democrazie.
All'interno dell'ONU esistono sistemi non democratici, certo, perché era l'unico modo per tenere tutti insieme, ma quelli che non sono democratici erano dentro istituzioni che erano continuamente, dalla mattina quando sorge il sole alla notte quando tramonta, un peana alla democrazia, al metodo democratico, all'argomentazione, allo stato di diritto. Questo è. Allora, se in questo momento ci troviamo di fronte a degli autoritarismi, dei sistemi dispotici, chiamare autoritarismi è poco, dei dispotismi che per essere su risorse energetiche o non energetiche molto importanti, per aver sviluppato risorse militari di una certa consistenza, anche se come vedete poi alla fine cioè, molto meno di quanto pensavano loro e pensassimo noi, per essere in alcuni casi tipo la Cina benedetti da no, numeri importanti di popolazione o da economie che sono cresciuti sfruttando tutti i tipi di scappatoia legale al plagio che un sistema di regole liberale concede, per cui devo dimostrare che è copiato, non basta che dico oh, ma è uguale, oh, è uguale, secondo me l'hai copiato, devo dimostrarlo, causa effetto. Allora questi sono convinti in questo momento, con la loro lettura della nostra debolezza, decadenza occidentale, democrazia finita, la crisi che la democrazia ha per i motivi che dicevo prima, per le questioni economiche, perché è cambiato il sistema di produrre, il sistema di produrre che cambia mette, sottopone a torsione il modo di rappresentarsi politicamente, non c'è dubbio su questo. Hanno pensato che fosse la volta buona, la volta loro, in cui avrebbero potuto prendere loro il centro del sistema. Ma il punto non è che prendi tu il centro del sistema e quindi, vabbè, adesso comandi tu, poi comanderà un altro. No, prendi tu il centro del sistema e cosa farai? Visto che il tuo modo di funzionare, di produrre, di comandare è diverso dal mio. Costruirai regole in questo mondo che siano simili al tuo e non simili al mio. Perché così se io dico, ma guarda che non si può reprimere una popolazione con la forza, perché chi l'ha detto? Guarda, c'è scritto qua, no, guarda bene, se tu leggi bene la nuova carta delle Nazioni Unite c'è scritto che va benissimo così, se tu guardi il nuovo modo di commerciare vedrai che c'è scritto ognuno fa quello che vuole e comunque alla fine decido io, cioè è questo il punto fondamentale, è questo tutto il pasticcio, cioè quello che è in gioco non è semplicemente un avvicendamento nel campionato. Adesso vince Tizio, poi vincerà Caio, perché ha fatto la campagna acquisti migliore. No, qui stiamo dicendo, com'è che giochiamo qua solo con i piedi? Adesso vinto io, si gioca anche con le mani. È un altro sport. Perché questo? Perché io gioco con le mani a casa mia. Perché devo giocare con i piedi che non è il mio gioco? Io gioco con le mani. Hai pazienza. Sono finalmente in grado di decidere come si fa, faccio questo. Cioè, è questo, capite? Allora... la difficoltà infatti, è quella lì, non è, e se la guardiamo così capite quanto è grave la situazione in questo momento e quanto tanto c'è in gioco al di là dell'Ucraina, che per carità di Dio cioè, è già abbastanza però cioè, non sono principi astratti, i principi fanno sì che ci sono delle regole, dentro quelle regole noi facciamo le nostre previsioni di vita, il contratto, il mutuo, la scuola, cioè questo, tutto quello che noi facciamo è regolato da quelle istituzioni che si rifanno a quei principi che sono più valide, perché effettivamente noi fino adesso abbiamo detto che quelle sono le regole e nessuno è stato in grado di dire non è vero. Quindi il problema non è che c'è il sud e basta che vuole governare al posto del nord, no, il problema è che le regole in base alle quali si vuole governare sono inconciliabili con le nostre, questo è il problema grosso, che è quello che ci può portare a dover tener botta e quindi a dover avere più coraggio e a dover rischiare di dire ok, c'è un'onda, è grossa, è vero, cioè non mi fa paura, ci vado dentro quell'onda lì, perché so che se accosto, buff, ribalto, e quindi devo andare dentro. È quello che lei chiama il costo della libertà. Non possiamo fare affari con tutti, cioè non ci conviene fare affari con tutti in un mondo così. Non possiamo fare affari con tutti come se tutti fossero uguali a tutti. Io non sto dicendo che non si possa comprare una cosa che ti serve anche da uno che è molto diverso da te, no? Magari ti è ostile. Penso che però, idealmente, no? È un po' un ragionamento, penso che chiunque di noi farebbe nell'amministrazione di casa sua, dei suoi propri affari.
intanto faccio affari con quelli che sono come me, mi rassicurano, so che non, no, con cui potrò avere anche un contenzioso molto forte, ma non mi minacceranno mai. Poi a volte mi servirà compare qualcosa a qualcuno che è diverso da me, ma che non mi minaccia. Il Qatar non è una democrazia neanche messa, neanche se stiamo qui 2 anni, neanche 10 anni, non è una democrazia per nulla, ma il Qatar non ci minaccia. Potrebbe non darci il gas a un certo punto, sì, può darsi, ma è diverso da spararmi addosso, c'è una piccola sottile differenza. La Russia è il caso più macroscopico di paese con cui non devo fare affari in assoluto. Boh, non lo so, quando la guerra sarà finita vedremo in che modo finirà, si potrà anche ricominciare a parlare di qualcosa, ma di sicuro è come se io scendessi lungo una curva su un grafico, no? Ecco, mettetela così. Avete i vostri risparmi, se li avete siete già fortunati. Dove li avrete messi, no? Nel mattone in cui vivete, per cui non è un risparmio, in realtà è un bene di consumo praticamente. Ma se ancora avanza qualcosa, avrete messo qualcosa in titoli del tesoro, molto garantiti, qualcosa in obbligazioni, un po' meno garantiti, un po' di roba in azioni, meno garantita, e poi se proprio amate il rischio, una parte di cose in hedge funds, in fondi speculativi, alta resa, alto rischio. Ma non mettereste tutto il vostro patrimonio in fondi speculativi? Se lo fate dovete contare su una fortuna inaudita, però vi dico, la fortuna in questo senso non esiste, questa è follia. Allora noi dobbiamo in qualche modo, no, accettare che avremo minori tassi di profitto, maggiori costi, articolando in maniera più sicura quello che è la nostra sfera economica, tenendo conto del rischio politico. A che scopo? Cercando di fare in modo che l'ambiente politico internazionale sia favorevole alla sopravvivenza della democrazia, così come accettiamo costi maggiori per fare in modo che l'ambiente naturale sia favorevole alla sopravvivenza della specie umana. È semplice, cioè non è così strano, se non ci pensa. Qual è il livello di governance di queste dinamiche? Cioè l'Unione Europea, il sovranazionale, Queste sono dinamiche politiche, per cui il livello di governance è il livello di decisione politico più alto, per cui nel campo del commercio, diciamo così, degli scambi a livello internazionale, l'Unione Europea come Unione ha una governance importante su questo, però chiaramente voi sapete meglio di me che l'Unione è sì la Commissione sostanzialmente, il Parlamento, però poi anche il Consiglio dei Ministri, quindi l'Unione Europea è quello che gli Stati ne fanno. Quindi è necessario che gli Stati si muovano anche con una maggior contezza di questa cosa. Ed è chiaro che i free riders, come si chiamano, cioè quelli che cercano di ottenere un vantaggio senza pagare il biglietto, ci sono e ci sono sempre di più laddove i costi e i vantaggi sono maggiori. Cioè in un mondo in cui tutti sono prudenti, tranne me, ma la prudenza degli altri mi garantisce, se io faccio il furbo, il discorso del biglietto dell'autobus, in un mondo in cui tutti pagano il biglietto dell'autobus, io non lo pago al massimo vantaggio, perché il biglietto degli altri garantisce l'autobus e io ci salgo gratis. Perfetto, soluzione ottimale per me. Chiaramente se tutti fanno così non c'è più l'autobus. Il passaggio da conseguenza che sappiamo a... Sì, però, senti, intanto ci provo. È il passaggio difficile ed è valido anche per gli stati, quindi c'è un margine di difficoltà, c'è un fatto poi che va detto: passare dal modello in cui faccio affari con chiunque poi amen al modello più responsabile, cosa comporta? Comporta anche che bisogna dividersi diversamente quello che guadagniamo attraverso tutto questo. Perché il modello precedente era un modello che non è che anche lì veniva perseguito perché c'era il grande complotto internazionale. Io non credo ai complotti, ok? Non credo ai complotti perché il complotto richiede un coordinamento, una segretezza, è un'equazione con talmente tante variabili che se uno veramente dicesse fammi l'equazione del complotto ti renderesti conto che i complotti praticamente non esistono. Perché è troppo complicato.
gestire tutte quelle variabili. Ma quello che io penso è che abbiamo avuto un sistema economico in cui l'equilibrio era molto semplice: basso costo di produzione e bassi salari, per cui energia a basso costo, materie prime a basso costo, salari bassi e prezzi bassi, perché importavamo le camicie dalla Cina. Quando io avevo 20 anni, una vita fa ormai, una camicia costava, in valore in termini relativi, infinitamente di più di quanto costa adesso una camicia, a parità di qualità, ma infinitamente, ma senza paragone. Oggi non è più così. Quindi tutti possono, no? Cioè, possiamo accedere a una serie di beni a basso costo, a basso prezzo, che così fanno tenere bassi salari e qualcuno guadagna, qualcuno meno. Nel momento in cui tu dici facciamo ridondanza, facciamo appunto ecologia politica e quindi accettiamo costi maggiori, quindi accetteremo, dovremo avere prezzi maggiori e dovremo alzare i salari. Per forza, cioè, la gente ne può campare d'aria, no? E quindi vuol dire che qualcuno dovrà guadagnare di meno, indubitabilmente. E non sarà semplice, no? Ed ecco qui il punto che tu dicevi all'inizio, no? Gli interessi e i valori. Che noi siamo sempre lì sgomenti di fronte a ma quelli che sono forti sono forti. E guardate che lo stesso ragionamento che ho sentito fare da persone ignobili, da persone anche invece per bene, all'inizio dell'invasione dell'Ucraina. I russi sono troppo forti, cosa possono fare gli ucraini? Ecco appunto, siamo decenni che ragioniamo sul fatto che i forti sono forti e i deboli sono deboli. E ci dimentichiamo che però spesso i deboli condividono una serie di valori. E i valori sono difficilmente mobilitabili, cioè nel senso deve succedere qualcosa perché si mobilitino e deve esserci qualcuno perché si mobilitino. Ma quando li mobiliti sono estremamente forti e resilienti. Allora, se noi guardassimo a Zelensky, gli ucraini e la Russia, lo vedremmo molto chiaramente questo meccanismo, che è un meccanismo di scuola. C'è un leader, o comunque un catalizzatore, che è in grado di innescare una reazione. Non scappando, mobilita la sua opinione pubblica. La sua opinione pubblica, mobilitando, scopre un elemento comune. Su quell'elemento comune si cementa e tiene. E il valore di quella elemento comune è più forte degli interessi materiali dei russi, che hanno molte più risorse per poter fare quello che vogliono. Oh, questo vale anche per noi nei confronti di quelli che hanno interessi che sono più forti e quindi più concentrati naturalmente. Mentre per noi persone comuni abbiamo bisogno di mobilitarci per poter mettere insieme una cosa che quando poi finalmente compare, tac, ci dà forza. Allora, cioè, è sempre lo stesso meccanismo, cioè, vuol dire, non cambia anche su questo, non cambia mai niente dal punto di vista di come si muovono le cose, no? E quindi a me sembra che anche rispetto a questa idea del dovremmo cambiare un po' il modello di organizzazione economica e ridare più fiato a quelli che sono stati fino adesso meno privile, meno ricompensati da 30 anni di globalizzazione, beh, ce lo insegna Zelensky con gli ucraini in qualche modo, no? Ed è quello che mi fa anche un po' piangere il cuore, che vedo che molti di quelli che sono così attenti al tentativo di cambiare la distribuzione, diciamo così, degli asset interni alle società occidentali, non capiscono che quello che sta facendo Zelensky è la stessa cosa su una chiave diversa, no? Cioè, noi dovremmo essere, se fossimo coerenti rispetto ai nostri principi, per la libertà, per l'equità, non dico per l'eguaglianza, ma per l'equità sì, no? Per la giustizia nella distribuzione delle cose. Dovrebbe essere un tutt'uno. E invece purtroppo ogni volta facciamo un passo, poi ci spieghiamo, ci guardiamo la punta dei piedi, guardiamo il dito, non la luna, magari cediamo, non so, io la vedo così perlomeno, ecco. Quindi una terapia interna al nostro sistema politico per riuscire a curare il sistema internazionale. Ma in realtà il nostro sistema politico qui in Italia, ma abbiamo visto anche in America, è attraversato da un altro tipo di offerta politica, che è quella del populismo e del sovranismo, che sembra dare delle risposte a queste esigenze che lei ha elencato adesso. Però lei dice che questa, nel rispondere alla domanda che le ho fatto nell'intervista al Giornale di Vicenza, lei ha detto che Trump è la minaccia letale per la democrazia americana. Ci vuole spiegare questa dinamica? Beh, Trump è riuscito a far traballare la democrazia americana
una serie di occasioni, per così dire, ma in maniera plateale il 6 gennaio del 2021, quando i suoi adepti hanno assaltato il Campidoglio, cioè il simbolo della democrazia americana, e l'hanno preso d'assalto, cioè ne hanno fatto scempio, e lui non ha fatto niente per impedirlo. Adesso giustamente Trump è sottoposto a un processo per altre cose, verrà sottoposto a processo anche per questo, e magari la sfangherà, perché è un sistema di diritto molto, che tutela molto gli imputati se hanno la possibilità di avere dei bravi avvocati, quello americano, quindi avere un processo giusto, ed è l'inevitabile scotto che si paga la democrazia. Però Trump è stato un disastro, e infatti molte delle considerazioni che sono state fatte anche in questi giorni, pensate alle cose che ha detto Macron tornando dalla Francia, dalla Cina, sono cose a mio avviso sbagliate, non nel fatto dell'importanza di avere la necessità, direi più che l'importanza, di avere un'indipendenza strategica dell'Unione Europea rispetto a chiunque altro, ma nel modo in cui sono state formulate, perché il nostro problema non è tanto difendersi da Biden, cioè, il nostro problema è fare in modo che si torna Trump. Siamo in grado di difenderci da soli da chi volesse minacciarci. Provate a pensare per un attimo se Putin avesse invaso l'Ucraina avendo Trump come presidente degli Stati Uniti. La cosa sarebbe finita nel giro di 15 giorni probabilmente. E cosa ne sarebbe stato dell'Unione Europea? Cosa saremmo stati capaci di dire da soli noi? Niente. Allora voglio dire, c'è un punto fondamentale, che il populismo... Intanto il populismo, anche questo, non è che inciampiamo in un sasso. Ci sono stati molti decenni in cui è stato fatto qualcosa che non argomentare con le persone. Argomentare con le persone non vuol dire dare spiegazioni condiscendenti. Ti spiego cosa è giusto, cosa si deve fare, eccetera. Ma argomentare con le persone significa prendere le persone seriamente per quello che sono, adulti, che hanno diritto di voto, per cui insomma decidono alla fine, a cui tu devi spiegare esattamente che cosa potrebbe succedere in un caso o nell'altro, spiegando che appunto potrebbe succedere questo, ma non è detto per forza, perché questa è un'altra cosa fondamentale. Nessuno di noi possiede la sfera di cristallo, e il fatto che possa succedere una cosa anche che possiamo reputare grave, non basta scongiurare che succeda. Bisogna spiegare alle persone e convincere delle buone idee, esattamente come si convincono delle cattive idee. Cioè, l'idea che un'idea buona, ammesso che lo sia dal punto di vista di chi spiega, si imponga perché è naturalmente evidente, questa è un'idiozia senza senso e non è rispettosa, perché in democrazia non si decide quello che è vero e quello che è falso. In democrazia si decide quello che è preferibile o non preferibile rispetto ad alcuni interessi e ad alcuni valori. Allora bisogna dichiarare gli interessi e i valori in base ai quali si fanno le scelte, perché a quel punto, se uno dice botte piene moglie ubriaca, dici non puoi, devi scegliere o botte piene o moglie ubriaca, e devi argomentare su questo. Allora, noi abbiamo per troppo tempo lasciato che arrivassero appunto i tecnici a spiegarci cos'era giusto, sbagliato, i compiti, ma la gente che generalmente prende strip, perché questo succede quando sono le crisi, il Covid, la gente a strizza. E a quel punto la gente che ha paura dice oddio, portami fuori, va bene qualunque cosa, va bene, preghiamo notturno nei conti correnti, va bene, non c'è problema, ok, botte da orbi, va bene, qualunque cosa, basta che mi porti fuori. E il risultato qual è? Il risultato è che poi, quando le cose non sono miracolistiche, perché i miracoli non succedono, posso garantire, e perché anche ammesso che tu abbia preso la decisione giusta in questo momento, quella decisione lì è giusta per tutto quello che tu sapevi in questo momento, di tutte le variabili che potevi conoscere e tenere sotto controllo, e sulla previsione che hai fatto a partire da quello. Da lì in poi arriveranno talmente tante variabili intervenienti, come si dice, che vuol dire semplicemente accidenti, per così dire, eventi non previsti e spesso neanche prevedibili, che è la possibilità che una buona decisione produca un effetto promesso è altamente è molto scarsa. Allora noi dovremmo sempre parlare con le persone dicendo: guarda, la situazione è questa, potremmo fare così,
succede questo, potrebbe succedere questo, oppure, che è esattamente, ripeto, quello che noi faremmo quando qualcuno ci chiedesse un consiglio sull'investimento, quando andassimo dal medico dicendo ho male alla spalla. E lui non ti dice con la sola imposizione delle mani conta fino a tre e ti passerà il mal di spalla, giusto? Ti dice potrebbe essere questo, 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 vediamo, proviamo, facciamo. Allora tutto questo è stato non fatto, non è stato spiegato. Il contraccolpo qual è stato? Che quando per decenni alle persone è stato detto voi non siete niente, quando è arrivato qualcuno che gli ha detto voi siete tutto, ci hanno creduto e continuano a crederci. Continuano a crederci, hanno creduto a uno vestito di verde, hanno creduto a uno vestito di tante stelline colorate, adesso stanno chiedendo un altro, chiederanno chiunque venga, cioè non è un problema. Il problema chiaramente qual è, a mio avviso, non è tanto la preferenza del colore politico, ma è uscire da questa logica per cui c'è il re taumaturgo, l'uomo della provvidenza, quello che a volte l'uomo della provvidenza è quello che sa fare i calcoli, capito? Che è il massimo dei minimi, diciamo, voglio dire. Tutto qui, sapere l'algebra, wow, siamo a posto. No, ecco, bisogna uscire da questo sapendo che la complessità non è un trucco per dire che non posso, voi non capite o zombie perché è troppo complesso per voi. No, non è così. Noi viviamo, gli esseri umani, a mio avviso, hanno sempre vissuto in un mondo complesso perché hanno sempre avuto conoscenze molto inferiori alla consapevolezza del caos in cui stavano. Quindi può darsi che oggi il mondo sia più complicato rispetto al mondo di Pericle, può darsi. Ma quello che sapeva Pericle comunque per gestire quel suo mondo, che era abbastanza un casino, era in proporzione infinitamente di meno a quello che sappiamo noi per gestire questo mondo, in cui sappiamo che c'è il Big Bang, la curva spazio-temporale, Alfa Centauri, che ne so, cioè, tutte cose che quelli manco si sognavano. Per cui noi, alla sprovvista della complessità, non possiamo essere presi, perché se non altro sappiamo che c'è. Allora noi dovremmo essere anche lì, fare lo sforzo sempre di dire, allora guardate, vi spiego, cioè, non è che lo so io e basta, lo sappiamo tutti in realtà, se ci mettiamo qui lo sappiamo tutti, e poi fare lo sforzo decisivo che alla fine di questa serata, di questa cosa, siccome abbiamo convenuto su questo, dovremmo convenire sull'oggetto che abbiamo discusso? No. Alcuni di voi continueranno a pensare che l'importante è finire la guerra comunque, altri penseranno di no, altri avranno cambiato opinione, altri si saranno rafforzati nella loro. Che problema c'è? Questo dovrebbe valere anche per la politica, no? Cioè, se noi non usciamo da questo continuo sbandamento per cui è tutto in un modo, tutto in un altro, quindi non facciamo uno sforzo di crescere, di assumerci le nostre responsabilità, rischiamo di far che cosa? Di far vacillare la democrazia, che può cadere domani, cioè, per mille motivi economici, politici, internazionali, sociali e voglia, comunque, demografici. Se quest'estate ci saranno 500.000 immigrati veramente, illegali, insomma, i naufraghi, voi pensate che questo non avrà un impatto devastante su cosa l'opinione pubblica pensa e quindi sulle politiche che il governo dovrà fare, volente o nolente, anche se fosse il governo di Madre Teresa di Calcutta, dove vivete? Il tema di questo istante sarà l'immigrazione, un tema che, se vi ricordate, l'estate scorsa era al 2% delle preoccupazioni degli italiani e forse al 4% in quelli di Fratelli d'Italia e al 5% in quelli della Lega, per dire, quelli che proprio hanno molto attenzione su sta roba. Per cui, cioè, allora, devo dire, la democrazia, anche lì, se ci pensate, che cos'è la democrazia? È una cosa, questa è la mia definizione, per cui dico sempre, sicuramente qualcuno l'aveva detta da qualche altra parte, intendiamoci bene, però questa me la sono fatta da solo nell'ignoranza di eventuali precursori. La democrazia, se ci pensate, è il modo più gentile per governare gli esseri umani che sia mai stato inventato. Il modo più gentile. Al netto di tutto è questo, è la cosa che fa prendere decisioni che sono comunque decisioni autoritative, cioè alla fine devi obbedire alle leggi, non puoi dire mai non sono d'accordo, persino in Italia alle leggi devi obbedire, ok? Devi obbedire alle leggi, non è importante che abbiano, certo sono fatte in un modo, il consenso, tutto quello che volete voi, ma devi obbedire, c'è il potere nella democrazia, come c'è il potere nell'autocrazia.
ma il modo in cui ha esercitato il potere è il più gentile che sia mai stato inventato. Vuol dire che viviamo nel paradiso terrestre? No, e meno male, così si fa un po' di sesso, no? No, ma parlo per un amico, cioè, però non c'è paragone rispetto al resto, non c'è paragone, cioè. Ecco perché sono stufo di sentirmi dire ma sì, ma in fondo la Russia è come l'America, in fondo la Cina è come l'Europa, ma non è così, perché in fondo che, a che cosa? In fondo alla tua incapacità di capire le differenze, e noi per conoscere facciamo differenze, e una volta che facciamo differenze poi riusciamo a fare classi di cose omogenee. Così funziona la conoscenza. Se noi ce lo ricordassimo, di fronte a qualunque evento che guardiamo, riusciremmo a essere più capaci di capirlo. E poi, ripeto, ognuno per sé di decidere. Secondo me io andrei a destra. E un altro può dire io andrei a sinistra. Un altro può dire io tornerei indietro. Va bene. Questo, dobbiamo solo fare questo, cioè consentire che le persone possano decidere, capire, valutare, con maggiore coerenza tra le cose che pensano nella loro testa e con maggiore adesione al piano di realtà. Fatto, semplice. Si può smettere mai di farlo? Mai. Perché noi siamo pigri, quindi tenderemo a un certo punto a dire vabbè, andava bene prima, andava bene ancora adesso. Quante volte lo facciamo? Ce l'ho fatta fino adesso? Quante volte siete arrivati in ritardo? Per dire una cosa poco drammatica, no? Perché ti ho detto, ma ci ho sempre messo 3 minuti e mezzo di corsa, e questa volta non sono bastati. Allora, cioè, noi tendiamo a fare sempre la stessa cosa, no? Però questo dobbiamo imparare a non farlo. Cioè, tutto qua è molto. Guarda, dico cose banali, mi rendo conto, ma non so come dirvi in maniera diversa. Non sono banali, sono semplici, ma non sono banali. Io volevo dare la parola al pubblico con delle domande, vi prego, mirate, non monologhi. Però prima volevo dirvi una cosa che forse avrei dovuto dire all'inizio. Forse qualcuno di voi lo sa, ma magari la maggioranza no. Il professor Passi è un grande giocatore di rugby. È vero. Beh, grande, insomma. È un anziano giocatore di rugby. Ed è anche un riservista della Marina militare. Sono più ex io che... E allora io la prima mini ultima mia domanda è questa: se il rugby applicato alle relazioni internazionali o alla coscienza democratica si insegna qualcosa? Il rugby insegna la disciplina nella libertà, quindi insegna che la vita a volte è dura, cioè, ma bisogna rispettare le regole, che a volte le regole sono applicate male, ma l'arbitro è l'arbitro, quindi va giocata la partita, che non esistono partite che sono vinte in partenza o perdute in partenza, che all'avversario devi fare tutti i punti che puoi, perché sennò lo umili, e viceversa, fa parte, no? Cioè, il rispetto dell'avversario si ottiene con il coraggio e con la dedizione. Questo insegna il rugby, e poi insegna che a un certo punto uno fa una scelta e va sostenuto, no? La scelta, se la squadra fa una scelta, dopo discuteremo se fanno delle scelte impegnative. A me ha insegnato questo, e l'ultimissima cosa, ha insegnato che un passaggio sbagliato può essere un passaggio in cui la palla viene passata troppo presto o troppo tardi, e comunque è sbagliato, la palla cade, il passaggio deve avvenire nel momento giusto. Quindi non è che uno che tende a passare prima è più figo di uno che tende a passare dopo, sono due che tendono a passare male e quindi a rovinare il lavoro di tutti gli altri. E quindi in uno sport come il rugby, che è uno sport di squadra in cui non è importante che si schiaccia la palla, è importante che tutti la portino in modo tale che quello che passa di lì possa schiacciare, a me ha insegnato questo. Poi dopo, e mi ha aiutato nei dialoghi, a questo sì, a mantenere la calma anche di fronte ai provocatori, perché se avessi dovuto azzuffarmi con tutti quelli che in una mischia ti dicevano Mona, ti spezzo le gambe, avrei smesso di giocare, mi sarei menato tutta la vita. Invece non... darsene un conto, menarsi un altro discorso, no? Per cui voi sapete di cosa parlo, e qui Vicenza è un po' un borderline sul rugby, però c'è una buona tradizione a Vicenza anche. Grazie. Se ci sono domande, c'è Maurizio che passa con il microfono.
buonasera. Farò una domanda velocissima. Allora, avevo tutto un discorso preparato, ma non posso farlo. La domanda è questa: se secondo il professore, insomma, anche vista l'esperienza militare, pensa che una situazione come quella che sta accadendo da un anno a questa parte ci possa preparare, non ci possa preparare, lo sta già facendo, a un'eventuale richiesta di inviare le nostre navi, i nostri aerei nel Mar Cinese Meridionale, non so, penso a un posto dove potenzialmente potremmo dover mandare anche i miei coetanei, i ragazzi più giovani di me, o anche qualche, spero non qualche riservista, insomma, che sennò sarebbe grave. Grazie. Rispondo al volo subito, ma niente può essere mai escluso in politica internazionale. L'errore più grande che si può fare è dire: ma io non farò questo. No, questo no. Cioè, bisogna dire, cosa bisogna dire secondo me? Bisogna dire chiaramente le cose che uno ritiene inaccettabili, che quindi provocheranno delle conseguenze, mai chiarendo le conseguenze, ma spiegando che queste cose io non le posso accettare, quindi farò qualcosa. A me pare che, a parte che una nave nel Mar Cinese Meridionale c'è già, c'è un pattugliatore da... ci sta andando, sta arrivando, si arriverà tra un mesetto, tra una balla e l'altra. Ma il... è una notizia pubblica, non è che... io non vedo la possibilità, mi spiego, cioè vedo che noi dobbiamo evitare di ripetere l'errore che abbiamo fatto con i russi, cioè evitare di far pensare ai cinesi, per le cose che riguardano i cinesi, e ai russi per le cose che riguardano i russi, che noi non siamo in grado di dissuaderli. La forza, le democrazie devono usarla per dissuadere. Ora, se avete visto il viaggio di Macron, io faccio fatica a capire in che modo un mondo in cui alla Cina fosse consentito di risolvere con la forza la questione di Taiwan, in che modo quel mondo sarebbe un mondo più sicuro per noi europei? Solo perché è distante? Ecco, io faccio fatica a capirlo questo. Perché mi sembra che il mondo verso cui stiamo andando sarà un mondo più divergente sui principi, ma non sarà un mondo meno globale. E quindi dobbiamo assolutamente impedire che la Cina possa pensare di commettere un errore come quello che ha commesso Putin. La soluzione della questione di Taiwan è semplicemente che i cinesi convincano quelli di Taiwan a riunificarsi, che era quello che i cinesi ti dicevano di voler fare fino a 10 anni fa. Poi è arrivato Xi e ha cambiato idea. Ma il problema per i cinesi, come per i russi, è che fanno fatica a capire, questi signori dei sistemi dispotici, che non sono attraenti. Cioè, il problema della Cina è che non è attraente per quelli di Taiwan, come non lo era per quelli di Hong Kong in realtà. Il problema della Russia è che non è attraente per l'Ucraina. Cioè, non è che sono gli altri che gli portano via delle cose. Allora, ci sarà la soluzione del problema cinese di Taiwan? Certo che c'è. Se la Cina smetterà di andare in questa spirale di involuzione che ha da quando c'è Xi al potere e tornerà in una direzione in cui quell'ipotesi, un paese, due sistemi, sia credibile, che però vuol dire che non devi modificare la Costituzione come vuoi, farti leggere tutte le volte che ti pare, cambiare le cose, perché se no uno dice, beh, scusa, chi è il giudice di sta roba? Sei tu? Chiamo io. Appena sono pronto, ti chiamo appena arrivo a casa, fidati, no? Cioè, ovvio che nessuno lo fa, però c'è una possibilità, sì che c'è. I cinesi di Taiwan avevano fatto affari, stavano facendo affari con i cinesi della madrepatria continentale a go-go. Taiwan per la Cina continentale era quello, dal punto di vista industriale della nuova, e delle tecnologie avanzate, quello che in passato Hong Kong era per la Cina continentale rispetto alla finanza. Per cui, cioè, ma lì purtroppo, concludo, parlo sempre troppo, lì purtroppo ci scontriamo con la nostra sottovalutazione del fatto che ci sono soggetti per cui il potere politico in sé è l'obiettivo finale. Cioè, noi tendiamo a pensare giustamente che nei sistemi democratici il potere sia funzionale a fare qualche altra cosa. Voi leggete il sindaco perché il sindaco vi farà la metropolitana, gliel'ha già detto? O altro, non lo so,
Non è che pensate, leggete il sindaco, che dice, io ho il potere, faccio quello che voglio, comando. Ecco, nei sistemi non democratici invece, noi ce lo siamo dimenticati evidentemente, il potere è premio a se stesso, e quindi quelli ragionano con quelle logiche. Perché i taiwanesi dovrebbero cedere? Perché? Per quale diavolo di motivo dovrebbero farsi comandare e finire come quelli di Hong Kong? Visto quello che è successo a Hong Kong in questi anni, questo è il problema. Quindi io penso che se sarà richiesto, bisognerà, se decideremo di farlo, lo faremo, non per combattere, si spera sempre, no? Però comunque a un certo punto nessuno ha mai vinto una guerra con un assedio, resistendo all'assedio, da Troia in poi. Quindi a un certo punto bisogna cercare di evitare che gli altri ti facciano guerra, dopodiché il modo migliore per evitare che lo facciano è fargli pensare che se facessero guerra a te, quella sarebbe l'ultima cosa che farebbero nella vita loro. È l'unica chance che abbiamo, non abbiamo altri modi se non quello di far evolvere quei sistemi in democrazia, quello che è successo a noi. Le democrazie tra di loro non si combattono. I francesi e i tedeschi hanno smesso di combattersi dopo 200 anni, noi gli austriaci, qua c'è il Pasubio qui, no? Dicevo. Gli austriaci, tu nit, mangia krauti, no? Generazioni di odio incondizionato, reciproco tra noi e loro. Sono finite con la democrazia. Nessuno di noi pensa di invadere l'Austria. Noi dopo la crisi jugoslava non abbiamo mai pensato di annetterci la Slovenia o riprenderci Istria, Fiume, Dalmazia, perché tanto quello stava andando tutto in vacca. Non sta nel cielo né in terra, mi spiego. Cioè, e guardate le cose, no? Il confine dell'est era un confine, una cortina di ferro nostra. Adesso che sono democratici loro come siamo democratici noi, non è che diventiamo amici per la pelle e ci vogliamo bene, non è questo il punto, ma non ci spariamo addosso, ed è una cosa sola ma enorme, e quel confine lo attraversiamo tranquillamente, non c'è problema, e stiamo bene e non c'è nessun tipo di problema. Ripeto, non diventeremo uguali, loro continueranno a mangiare schifezze e a vestirsi come se fossero coperti di colla caduti nell'armadio. Questo è quello che pensiamo noi, chiaramente loro pensano la stessa cosa di noi, evidentemente, no? Va bene, ma chi se ne frega? Va bene, cioè, va tutto bene, non è un problema, ma non ci spariamo più. Allora voglio dire, no? Quella è l'unica possibilità di una pace stabile. Con tutti gli altri devi essere sempre pronto che a difenderti, a dissuadere. La dissuasione non è altro che una difesa in profondità, ecco, rugbisticamente è un placcaggio avanzante. La dissuasione, ti vengo a prendere lì. Così ti fermi lì, non entri mai, stai sempre dietro, non vieni mai avanti. Questo è. Grazie. Altri interventi, altre domande? Grazie per la brevità. Modello da replicare. Prima ha fatto un passaggio sui numeri, no? Quindi la Cina ha molti abitanti, però diciamo, guardando un grafico così di quelli che si trovano su Facebook, ho visto che c'è l'India che sta arrivando molto vicino ai numeri della Cina, e fra l'altro in un tempo abbastanza contenuto, e quindi si presta probabilmente a superarla, e l'India è una democrazia fino a prova contraria, insomma. Quindi, però l'India diciamo è sempre fuori dalle discussioni, no? C'è l'America, ci siamo noi, c'è la Cina con la sua influenza sulla Russia, però l'India non è mai citata. Perché non la consideriamo tra i possibili, diciamo, alleati nel confronto tra democrazia e autocrazia? Perché qui c'è un problema grosso, che prima non ho sviluppato più di tanto per questioni di brevità, ma la democrazia è un modello disponibile per chiunque. La democrazia si fonda sulla universalità dei suoi valori, dei suoi principi, il primo dei quali è appunto l'uguaglianza, che consente la libertà di tutti e non di qualcuno. E quindi vale per noi, vale per gli indiani, vale per i coreani, i giapponesi e quant'altro. C'è un problema però. Che non è un problema che è relativo alla democrazia in sé,
ma è relativo al fatto che siamo noi democratici. E mi spiego. Cioè, noi europei, noi occidentali in generale, diciamo, siamo il posto al mondo in cui si concentrano maggiormente le democrazie. Ma noi occidentali siamo due cose, però. Perché siamo culturalmente, diciamo così, una roba che risale all'Iliade, avanti, e si mischia con tante altre cose, no? E che produce a un certo punto questo continente bellicoso, produce lo Stato moderno, produce l'imperialismo, il colonialismo, e poi in un tempo molto recente lo sviluppo liberale e poi lo sviluppo democratico degli stati europei, per molti di questi dopo la seconda guerra mondiale in realtà, quindi quando gli imperi coloniali iniziano a declinare poi finiscono. E noi siamo sempre noi, no? Noi lo vediamo molto bene, penso, nella rappresentazione che noi italiani diamo di noi stessi. Noi italiani più o meno ci siamo tutti figli della Repubblica, tutti antifascisti, nati il 25 aprile, discontinuità totale con quello che c'era prima. Qua c'è la casa del fascio, no? Con la M ancora. Noi per 20 anni siamo stati fascisti, alleati di Hitler, volevamo soggiogare il mondo, abbiamo fatto le leggi razziali, abbiamo conquistato l'Etiopia fuori tempo massimo, cioè vuol dire, chi più ne ha più ne metta. Siamo sempre noi, siamo quelli di prima ancora, questi, e noi riassumiamo tutto con, ma noi gli ultimi che siamo questi, quindi siamo democratici, pacifici, europeisti, nessun po' meno europeisti, ma no, quello che sia. Ma per quelli che sono fuori, che hanno avuto a che fare con l'impero coloniale italiano, l'impero coloniale francese, l'impero coloniale inglese, olandese, belga, danese, spagnolo, portoghese, cioè per questi qua, quando guardano a noi europei, sì, dicono, sì, ah, sì, gli europei, quelli pacifici, l'Unione Europea, fighi, bravi, ma sono anche quelli che hanno fatto tutto quello che ci hanno fatto per gli ultimi 30 anni del loro dominio o per gli ultimi 300 anni del loro dominio, dipende dai posti. Allora, qual è il problema che noi dobbiamo prendere molto in considerazione? Che per il sud del mondo, quando guardano a noi, guardano sì come le democrazie, ma anche come le vecchie potenze imperialiste. E non è così facile per loro decidere cosa fare. Per l'India, per la leadership indiana, ci sarà sicuramente il fatto che l'India è una democrazia, ma c'è anche il fatto che gli inglesi sono quelli che hanno impoverito l'India, no? Che l'hanno massacrata, voglio dire, dal punto di vista economico e politico, ne hanno deviato lo sviluppo comunque, oggettivamente. Questi qua dicono, noi dovremmo andare d'accordo con gli inglesi, non è semplice. Consideri che un paese come l'India ha anche un quadro strategico che cambia completamente, perché gli indiani hanno sempre giocato la carta russa contro la carta cinese, adesso la Russia e la Cina sono allineati, complicato, bisogna capire cosa fare. L'India è un po' come l'Italia, è un paese che è convinto di essere un paese continentale, perché guarda l'Himalaya, ma è un paese che è buttato nell'oceano come noi nel Mediterraneo, e che inizia adesso a prendere consapevolezza di essere un paese marittimo, una potenza navale. Modi ci sta facendo vedere una serie di cose in cui capiamo che succede quando l'induismo radicale non è più l'ideologia di raccolta dei voti di un partito politico, ma diventa l'ideologia dello Stato. Cosa cambia? Come cambia lo Stato? Non lo sappiamo. E accanto a questo paese ci sono altri paesi in cui qualunque leadership autoritario di un paese del sud del mondo può sempre dire: noi siamo contro l'Occidente, non perché è democratico, tutte palle quelle della democrazia, ma siamo contro l'Occidente perché sono i soliti vecchi imperialisti. Se dovessimo mettere in maniera appena appena un pochino più formale, potremmo dire che possono sempre fare richiamo alla libertà degli antichi, come diceva Constant,
cioè nella libertà dei romani, dei greci, intesa come indipendenza nazionale sostanzialmente, versus la libertà dei moderni intesa come democrazia. Gran parte dei paesi del sud del mondo obbediscono alle loro elite autocratiche, perché per le elite autocratiche è sempre facile dire: ma noi, seguite me, che vi ho reso finalmente indipendenti davvero dalla Francia, dal Belgio, dall'Italia, dalla Spagna, dall'Inghilterra, e vatte la pesca. Tutto questo è chiaramente complicato dal fatto che l'ultimo impero coloniale esistente, la Russia, ha avuto 70 anni di comunismo in cui ha combattuto contro gli altri imperi coloniali occidentali e ha nascosto il suo imperialismo all'interno della fratellanza socialista. Quindi tutto questo ci rende più complicato il quadro. Quindi l'India, secondo me, è un paese che, al netto delle inefficienze che conosciamo tutti, è un paese che deve decidere da che parte stare. Nei due voti all'Assemblea Generale contro l'invasione l'India si è astenuta. Il Brasile, che si era astenuto la prima volta, con Lula ha votato contro, cioè ha votato insieme a noi contro l'invasione, a dire appunto come le cose siano poi più complicate. Quindi è tutto estremamente fluido, ed è più fluido per il fatto che noi non siamo più nella posizione di essere al centro del potere, naturalmente, e quindi dobbiamo argomentare e conquistare nuovi adepti. Più complicato, ma non impossibile. Abbiamo una domanda qua. Marco. Buonasera. Ha menzionato Lula un paio di giorni fa, mi pare che invece ha fatto una dichiarazione un po' in un altro senso, dicendo che il mondo ha bisogno di tranquillità e la Crimea deve essere ceduta. E Lula non è Bolsonaro, però è parte comunque dei BRICS e quindi di questo sistema un po'. Ci può spiegare perché? Perché penso che a Lula, che sta laggiù in fondo al Brasile, della Crimea non ne frega niente, sostanzialmente. Ha altri problemi. Va riconosciuto che se uno sta in America Latina, la visione che noi abbiamo degli Stati Uniti sarebbe diversa, oggettivamente. Cioè, gli Stati Uniti hanno oggettivamente consentito all'Europa di emanciparsi dal nazifascismo prima, di proteggersi dal comunismo poi, e adesso in questi anni di essere più sicura di quanto sia mai stata. Ma per l'America Latina l'influenza degli Stati Uniti non è stata la stessa. Quello che gli Stati Uniti hanno fatto in America Latina non è paragonabile a quello che hanno fatto in Europa, nuovamente, perché appunto io non sto facendo il santino, non sto rampineggiando in senso buono, dico senza absit iura verbis per rampini, ci mancherebbe altro, persona che stimo moltissimo chiaramente, no, ma no, non è questo il punto. Il punto da cui vedi il mondo influenza molto le cose. Io sono anche convinto, per essere molto franco, con la massima stima umana, che una serie di dichiarazioni che sono state fatte improvvidamente dalla parte di Roma non repubblicana siano legate a una visione del mondo che non è quella europea. Il punto fondamentale è quello, se no nessuno avrebbe detto che la NATO abbagliava i confini d'Europa. Se hai una vaga conoscenza della storia europea, vaga, appena, mica chissà che. E penso che oggettivamente, cioè, ci siano punti di vista alternativi. Il problema è chiaramente qual è? Che per gli europei il punto di vista europeo è il punto di vista europeo. La guerra in Europa, quindi con quello che pensa Lula della Crimea, io ne prendo nota, lo ringrazio che me l'abbia detto e lo richiamerò senz'altro appena avrò un attimo di tempo, ma in... No. Cares, cioè, no? Ci sono altre domande? Una mano. Siamo in chiusura, quindi. Io devo ancora mangiare, ve lo dico. È una partita di rugby. Non faccio la domanda se lei mi dice che non è più in grado di resistere all'appetito. No, posso resistere ancora una. No, volevo chiedere questo, questa guerra finirà, ci auguriamo tutti presto, volevo chiedere, siamo in grado di immaginare come finirà e ancora di più quali potranno essere i rapporti di lungo medio termine tra l'Europa e la Russia? Sì, è facile la seconda parte, nel senso che salvo il caso
in cui la Russia venga completamente sconfitta, cioè sconfitta al punto tale che ci sia una crisi interna al regime, crolli, ci sia un cambiamento di regime autoctono in Russia, allora lì in base a quello che succederà magari cambieranno i rapporti. Ma se no, se Putin resta, i rapporti con la Russia saranno conflittuali, non torneranno allo status quo ante. Impossibile questo, a meno che i russi non si ritirino completamente dai territori occupati spontaneamente, per così dire, ma la vedo difficile, cioè la vedo piuttosto improbabile. Quindi siccome lo scenario più le possibilità sono, a mio avviso, un ritiro sotto pressione militare della Russia dalla gran parte dei territori occupati nel 23, il 22, scusa, che anno è questo qua? Il 22-23. Tutti gli anziani, intendo, il tempo mi passa così velocemente che secondo me comincio ad essere qualche anno oltre. Oppure in una tenuta, diciamo, di una linea più o meno armistiziale, no? di un congelamento della crisi. Nel primo caso, se la Russia si venisse spinta fuori, ma non venisse, diciamo così, non accettasse la sconfitta, è chiaro che dovremmo prepararci a restare in una posizione di difesa attiva molto, per molto tempo. Cioè, uno dei pochi, cioè, avendo scatenato la guerra alla Russia, la certezza che vivremo in un mondo più armato, più conflittuale. Fino a che c'è la Russia così, è impossibile, cioè, che cambi qualcosa. Se l'Ucraina restasse indipendente in tutta la sua totalità, a una parte più o meno grande, in ogni caso quel pezzo di Ucraina finirà nella NATO, per forza. Chi può garantire all'Ucraina, grande o piccola, che sopravviverà dopo la fine di questa guerra, la sicurezza, se non la permanenza in un'alleanza politico-militare molto forte? I trattati russi li hanno violati tutti, per cui c'era un trattato del 95, secondo me, che garantiva la sovranità ucraina su quei confini, firmato dalla Russia, non dall'Unione Sovietica, dalla Russia, in cambio della consegna dei missili nucleari pagati con i soldi americani, tra l'altro, no? Quindi anche lì con massicci aiuti americani alla Russia post-sovietica sotto forma di riacquisto di armi che gli venivano poi restituite. Nessuno, quindi, cioè, questa è la realtà. La Finlandia è entrata nella NATO e di certo non uscirà, la Svezia ci entrerà, i turchi possono fare un po' i fenomeni per un po', ma poi dopo devono accettare l'inevitabile. Quindi se nella testa di Putin c'erano dei motivi per la troppa vicinanza della NATO, siamo più vicini, stellina. Cioè, Putin dovrebbe vincere il premio impiegato dell'anno per aver procurato due membri nuovi all'alleanza che nessuno era in grado di poter portare. Incredibile, cioè, dovrebbero dargli una gratifica di stipendio a Bruxelles. Quindi questo, però questo non significa che allora saremo di fronte a una guerra, ma no, non è questo il punto. Siamo di fronte a un'epoca divergente e di ferro, per così dire, che finirà. Se noi sapremo tenere unite le democrazie, finirà. Su questo non ho dubbi, sul fatto che noi siamo più forti. Tenere unite le democrazie vuol dire non solo rispetto alle minacce esterne, anche rispetto alle minacce interne. Cioè mantenerci democratici, no? Adesso appunto quest'estate sarà un grande test che succede, no? Perché è chiaro che l'Europa nel suo complesso, non parlo solo dell'Italia in questo caso, ma se l'Europa vuole essere credibile come un polo attrattivo, tutte queste cose che dicono continuamente, l'idea che chiunque voglia entrare lo sbatti fuori, l'importante è che non entri, non è una grande politica per diventare un faro attrattivo di nessuno, cioè. Questo è chiaro, e lei diceva dell'India, ma appunto la Cina, l'Africa, che non è un paese ma un continente, nel 2050 avrà 1,5 miliardi di persone tra i 16 e i 50 anni, 60 anni, quelli che sono. Quindi quelli dove andranno se non hanno da lavorare? Verranno qua. Riuscire a capire come si fa a gestire questa roba e come si fa a trasformare
un problema in un'opportunità, no? Abbiamo bisogno di gente giovane che lavora, eccetera, eccetera, però non è che ogni tizio che arriva qua automaticamente diventa un lavoratore, non è così. La trasformazione di questa roba è complicata, però anche lì bisogna distinguere, no? Se noi distinguiamo tra richiedenti asilo e quelli che sono nella condizione di richiedere asilo, se sono nelle condizioni non è una questione di scelta, hanno diritto, basta, cioè è diritto, boh? Devi applicare la legge, ti spiego com'è, vedi, casella A cade dentro, ecco, sta nel regolo. Quelli che sono migranti economici non hanno diritto, è una tua scelta se tenerli o non tenerli. I naufraghi vanno salvati tutti, ma non è detto che i naufraghi non vanno salvati devi tenerli, puoi anche rispedire da dove sono venuti, se non è la Libia chiaramente, che non è da dove vengono, cioè i tuoi europei, devi perderci del tempo, mi spiego. La manodopera immigrata è un'altra cosa ancora, il click day per 50.000 permessi di soggiorno non c'entra niente con la crisi migratoria, perché se quelli lì stanno facendo quel lavoro è perché penso di usare il click day, no? Cioè, sono due cose diverse. Se fossimo bravi come Europa, non come Italia e basta, dovremmo cercare di capire come prevenire la migrazione importando manodopera. Ma non, e aiutando sì in quel senso lì a svilupparsi a casa loro, ma non nel senso che poi li chiudiamo dentro, mi spiego? Anche perché guardate, cioè, l'Italia è un paese di emigranti, ex, e concludo. Vi ricordate l'espressione le rimesse degli emigranti? Allora, per quanti soldi tu possa dare al governo del pinco pallo per tenere la gente dentro? È infinitamente niente rispetto a quello che i suoi tizi che espatriano, anche vendendo accendini per strada, mandano indietro a casa. Ma scusate, tutti quelli che hanno avuto una colf, una tata, una badante, quante case ha costruito quella donna lì, ai suoi parenti in Ecuador, no? In Senegal o quant'altro, no? Lavorando a 1.500 euro al mese, più contributi da noi. Oh. Allora, cioè, e pagare quelli che sono in mezzo per non far passare quegli altri, anche quella lì è un'ideona, no? Voi ditemi, quando tu hai criminalizzato un'attività e l'hai fatta diventare da lavoro nero, diciamo così, da economia sommersa a economia criminale, cosa hai risolto? Niente. Che prima c'erano le partite IVA che evadevano il fisco e dopo c'è i camorristi. Se tu, no, dici che tutto il traffico è tutto lo smuggling è traffico di esseri umani, cioè tutto il, no, il passeur, le case di deposito, le guide, i furgoncini, cioè tutta quella economia che vive su quel flusso di persone diventano criminali, non ha risolto niente. Hai solo trasformato della gente che era borderline in criminali. E quindi fai crescere tutti i costi, tutte le operazioni, tutti i costi anche in vita umana, si applicano le leggi umertose della malavita, non quelle del lavoro nero, della IVA, quale IVA? Ah, l'IVA! Ah, certo, stavo per andarla a pagare. Non devo spiegare queste cose, immagino. Ehi, grazie per essere venuti. Se volete comprare il libro, compratelo adesso per i librai, che sono qua, poverini. Io poi lo posso anche firmare, così se io muoio stanotte il valore sale, pensateci. Grazie professore. Grazie.